Pronti per iniziare un nuovo allenamento. Abbiamo già svolto questi 10 esercizi in precedenza e ora aggiungeremo altri 15 secondi di esercizio dinamico. Quindi la nostra attività sarà di 60 secondi con 5 secondi di transizione e completeremo tutti i 10 esercizi. Iniziamo con gli squat, quindi divarichiamo le gambe oltre la linea delle spalle, spalle abbassate indietro e ci abbassiamo. Scendiamo per fare gli squat. Ormai dovremmo essere familiari con questo esercizio, ma possiamo ancora fare delle cose per migliorarci. Ogni volta che scendiamo per lo squat, ricordiamoci di spingere i piedi sul pavimento e poi ci rialziamo ben dritti espirando. Bene, movimenti fluidi, io sono pronta. Eccoci, ora ci stiamo preparando per aumentare poi l'intensità dopo questi 15 secondi. Come ci sentiamo, ragazzi? Iniziate a sentir bruciare? Conservate l'energia per la fine. Continuate così, tenete il corpo ben dritto. Ricordatevi di respirare, stringete gli addominali. Preparatevi a passare ad un'altra intensità. Ora passiamo ai pulsing squat. Ci abbassiamo il più possibile molleggiando, caricando il peso sulle gambe. Se sentite di poter fare un po' di più, potete sollevare i piedi da terra riappoggiandovi delicatamente. Ma se sentite che le gambe non ce la fanno, allora tornate ai pulsing squat. Perfetto, abbiamo finito. Ora torniamo ai tagli a legna, portate il corpo dall'angolo in alto all'esterno del ginocchio. Se volete incrementare l'intensità, innanzitutto potete aumentare un po' la velocità. Se sentite che il battito cardiaco è troppo alto, allora potete rallentare un pochino. Movimenti completi, se le ginocchia sono in buona salute, abbassatevi un po' di più nello squat. Lavorate sulla rotazione. Pensate a quei muscoli addominali mentre respirate. Muovetevi utilizzando gli addominali. Allungate e tirate. Conservate dell'energia per la fine. Le gambe come vanno? Continuate così, continuate a respirare. Sono solo 45 secondi. Forza, corpo ben dritto. Sentite i glutei che lavorano mentre vi allungate? Adesso passiamo agli skaters. Saltiamo e tocchiamo, saltiamo e tocchiamo. Da un lato all'altro. E se pensate di farcela, saltate un po' più lontano. Sono solo 15 secondi. Sguardo in avanti e petto in fuori. Eccoci. Ora iniziamo quei tagli a legna verso il lato opposto. Allungatevi dall'alto verso il ginocchio. Potrebbe essere che il movimento non è così fluido per uno di questi lati. Quindi tenete questa cosa a mente, ma la cosa più importante è di ricordarvi che quando vi allungate dovete contrarre i glutei. Espirate e passate da una parte all'altra del corpo. In questo momento manteniamo un'intensità moderata, poiché dopo dobbiamo concludere con gli skaters. Cercate il vostro ritmo e vedete se potete scendere un po' di più con i fianchi, ma mantenete ancora il busto ben dritto. Come va, ragazzi? Continuate a respirare, sono solo 45 secondi e abbiamo finito. Ora gli skaters, passo e salto. Cercate la giusta posizione. Se siete preoccupati per la vostra schiena, mantenete il busto un po' più dritto e non allungatevi troppo verso il basso. Continuate così. 15 secondi e ci siamo quasi. Finito. Ora passiamo agli affondi alternati. Li faremo per 45 secondi e poi continueremo con gli esercizi dinamici. Eccoci, affondi da un lato all'altro. Ancora una volta, ricordate che vogliamo mantenere un'intensità moderata. Vogliamo decisamente sentire il battito cardiaco che aumenta. 45 secondi. Se lo desiderate, potete allungare anche le braccia. Fate molta attenzione alla schiena. Se necessitate di più sostegno, mantenete il busto un po' più dritto. Da un lato all'altro. Sentite bruciare? Spingete con il piede esterno, busto alzato e appoggiatevi sui fianchi. Ci siamo quasi.
Bene, adesso passiamo ai salti dinamici. Divarichiamo e chiudiamo le gambe. Potete aumentare la velocità se lo desiderate. Potete rallentare oppure potete aggiungere anche il movimento delle braccia. È il vostro allenamento. Fate ciò di cui avete bisogno. Aumentiamo il battito cardiaco. Sono solo 15 secondi. Eccoci. Ben fatto. Ora passiamo agli squat laterali, divarichiamo le gambe, passo verso destra e poi torniamo al centro. Saranno 45 secondi di intensità moderata. Applichiamo le stesse regole degli squat tradizionali. Potete anche aggiungere il movimento delle braccia. Se vi occorre più supporto per la schiena, potete portare le mani ai fianchi. Ricordatevi di espirare quando tornate al centro. Come va, ragazzi? State lavorando con le gambe? E il battito cardiaco è aumentato? Ecco, questo è l'obiettivo. Espiriamo quando torniamo al centro. Ricordate di fare movimenti che vanno bene per voi. Non dobbiamo sentire dolore o disagio alle ginocchia. Continuate così. Va bene se il vostro ritmo non è uguale al mio. Dovete trovare il ritmo che funziona per voi. Ora aumentiamo la velocità. Stessa cosa, andiamo da un lato all'altro. E aggiungiamo il movimento delle braccia. Sono solo 15 secondi. Vogliamo aumentare la frequenza cardiaca. Continuate così fino alla fine. Ben fatto. Ora torniamo nuovamente alla posizione plank. Posizioniamo le spalle sopra i polsi. Portiamo il peso in avanti, quindi passiamo dalla posizione plank a una posizione laterale, allungando il braccio verso l'alto. Anche questo è un esercizio di cui non ci preoccupiamo di quanto andiamo veloce, ma ricordatevi di stringere i muscoli addominali. Mi raccomando, l'equilibrio è importante in questo movimento dinamico. Dobbiamo assicurarci di avere le spalle abbassate e indietro, lontane dalle orecchie, ed espiriamo passando da un lato all'altro. Come va, ragazzi? Continuate così, ottimo. Movimenti lenti da un lato all'altro. La respirazione rimane continua. Fianchi in dentro per sostenere la posizione laterale. Bene, ora passiamo sul lato e manteniamo la posizione plank. Braccio teso verso l'alto, allineate le dita con la mano che è appoggiata a terra, contraete l'addome, respirate, mantenete la posizione, stringete i glutei e assicuratevi che i fianchi non cadano verso il basso. Mantenete attiva la presa. E ora passate al lato opposto. Posizione plank sul lato, fianchi tesi, dita verso l'alto. Respirate e mantenete attiva la posizione. Ancora un paio di secondi. There we go, finish it up. Abbiamo finito. Torniamo ai nostri plank laterali, quindi torniamo in posizione e ruotiamo su un lato. Ecco il nostro plank laterale per poi tornare al centro. Ciò che dobbiamo tenere a mente è che ogni volta che torniamo alla posizione centrale abbiamo l'opportunità di riposizionarci correttamente. Portiamo le spalle indietro, addominali contratti e glutei attivi. Come va, ragazzi? Ricordate che anche per questo esercizio non ci interessa la quantità, non ci interessa quante volte riusciamo a farlo, vogliamo solo assicurarci di essere metodici. Vogliamo assicurarci che i muscoli siano forti e che siano coinvolti in ogni movimento di questo esercizio. Ben fatto. Preparatevi perché tra pochissimo manterremo questa posizione. Assicuriamoci di essere pronti. Eccoci, manteniamo la posizione del plank laterale, una bella posizione isometrica. Allineiamo le mani con le punte delle dita rivolte verso l'alto. Anche se non lo vediamo, i fianchi sono comunque sollevati verso il soffitto. Gli obliqui sono attivati. Ottimo lavoro, Bobby. Ecco fatto. Ora lavoriamo sui tricipiti facendo delle flessioni con le ginocchia appoggiate a terra,
Quindi ci abbassiamo e ci alziamo mantenendo i gomiti vicino al corpo. Anche se siamo in ginocchio, vogliamo comunque abbassare la testa e la schiena e i fianchi giù fino alle nostre ginocchia formando un angolo retto. Se non riusciamo ad abbassarci del tutto verso terra con le flessioni dei tricipiti, non vi preoccupate, iniziate con dei movimenti piccoli. Tenete a mente di dove sono le vostre spalle e cercate di caricare i tricipiti e i muscoli addominali. Come va con quei tricipiti? Capiamoci, qui stiamo coinvolgendo sia le spalle che gli addominali. Cerchiamo di attivare i tricipiti il più possibile. Ottimo, movimenti continui, fluidi, trovate il vostro ritmo, controllate la posizione ogni volta che risalite e assicuratevi che le scapole siano abbassate. Adesso passiamo agli scalatori, quindi torniamo in posizione plank e portate il piede verso l'esterno, oltre la mano. Movimenti veloci con le gambe da un lato all'altro. Continuate così, sono solo 15 secondi, potete farcela. 3, 2, 1, ecco fatto. Ora torniamo di nuovo ai nostri plank per passare al lato opposto. Quindi, spalle abbassate indietro e passiamo ai plank laterali. Ci muoviamo avanti e indietro ricordando la posizione che va bene per voi. Ciò significa che vogliamo assicurarci di non muoverci troppo velocemente, non c'è fretta, ma concentriamoci sugli addominali che attiviamo ogni volta che ritorniamo al centro. Braccio ben esteso. Spalle, glutei, muscoli lavorano tutti quanti insieme e mi raccomando teniamo i fianchi sollevati verso il soffitto mentre espiriamo. Espiriamo e torniamo al centro. Sentite bruciare ragazzi? Qualcosa si sente, vero? Abbiamo trovato il lato più forte? Fantastico, perché ci stiamo preparando per passare ai plank laterali statici. Quindi mettetevi in posizione, allineate le spalle e i fianchi. There we go. Stand up, breathing, body long. Respirate, corpo esteso, addominali contratti. Dai, che potete farcela così, forza! Continuate così, tenete sollevati i fianchi. 3, 2, 1, eccoci! Now we're ready for our core roll-ups. Adesso passiamo ai roll-ups. Posizioniamo le nostre mani lungo le cosce, pancia in dentro, espirate e sollevate il corpo per poi abbassarvi allo stesso modo. È molto importante incurvare la schiena formando una lieve C mentre ci abbassiamo. Manteniamo il controllo su tutti i movimenti, quindi controlliamo il movimento anche mentre ci riabbassiamo. La respirazione può aiutarvi. Espirate mentre vi alzate ed inspirate mentre scendete. In questo caso, più andate lenti e meglio è. Approfittiamo dello slancio per spingerci in su, ma vogliamo comunque mantenere un movimento lento e fluido. Come va? Ci sentiamo messi alla prova? Siete pronti per il gran finale? Risparmiamo un po' di energia per gli ultimi 15 secondi. Preparatevi. Movimenti fluidi e puliti. Torniamo in posizione seduta. Alziamo i piedi da terra. E manteniamo la posizione. Posizione isometrica. Eleviamo il busto e portiamo pancia in dentro. Respiriamo e proviamo anche a sorridere, no? Siamo in conclusione degli ultimi secondi di tenuta. 3, 2 e 1. Ben fatto, ragazzi! Abbiamo finito i nostri 10 esercizi, un minuto di pausa e poi iniziamo tutto da capo. Siate pronti a ripetere questi esercizi 2 o 3 volte, quindi mettiamoci all'opera!